Siamo qui oggi però per raccontarvi che cosa in questi mesi abbiamo cercato di immaginare rispetto alla sfida che Luigi Lonigro e l'Anica ci hanno lanciato, cioè quella di andare a ripensare e rianalizzare quale sarà nei prossimi anni il ruolo della distribuzione cinematografica per cercare di trovare degli strumenti che possono aiutare noi distributori stessi a comunicare meglio i nostri obiettivi, i nostri target di cui parliamo appunto oggi. Volevo raccontarvi intanto quali sono i quattro target su cui ci è sembrato importante agire. E quindi la comunicazione verso il grande pubblico, che spesso proprio non sa cosa sia un distributore cinematografico e non nota o non considera quello che è il ruolo del distributore nella selezione dei titoli, nella costruzione di nuovi autori, nella comunicazione e valorizzazione del cinema e del grande cinema commerciale. E in questo abbiamo già trovato la sponda di MyMovies, di Coming Soon, e devo dire che anche con i Davide e Piera De Tassis abbiamo aperto alcune riflessioni che spero porteranno a un tavolo, perché nel segnalare l'eccellenza, nel segnalare, come dire, il ruolo di ogni professionista nel cinema, credo che appunto in quella circostanza ci possa essere una nuova consapevolezza di comunità. Qui i David sono la comunità del cinema in Italia, ed è normale e ovvio che anche una riflessione su questo allargamento passi dal rapporto con i David. Secondo target che sembrava scontato e che invece diventa assolutamente fondamentale per i prossimi mesi, per i prossimi anni, creare la complicità con i cinefili per spiegare l'importanza dei publisher. Ecco, la novità è quella di considerare il distributore un publisher, un editore. E proprio in questo senso c'è secondo noi, e lo proporremo alla presidenza di Anica, quindi all'Onigro e all'assemblea di Anica Distribuzione tutta, c'è la possibilità di andare in un'onda che sta arrivando anche a livello europeo, con l'associazione di categoria dei distributori, verso un cambiamento di nome che potrebbe, per semplicità, farci definire come editori cinematografici. Ma se siamo così affezionati in questo momento a difendere, questo lavoro che facciamo con passione, è perché conosciamo quanto, il ruolo del distributore sia chiave editorialmente per il prodotto cinematografico, così come poi lo ritroviamo nelle sale. E il terzo target inevitabile è quello di una maggiore comunicazione, non solo del nostro ruolo, ma anche delle nostre esigenze, della nostra visione, con l'intera filiera, quindi in particolar modo con l'esercizio e con la produzione. E su questo, anzi, dobbiamo già registrare la grande disponibilità e attenzione da parte delle istituzioni, in particolar modo del MIBACT rispetto a questo percorso, e anche, devo dire, l'interlocuzione molto curiosa e disponibile da parte dei produttori e degli esercenti. Un quarto punto poi è per noi, cioè per come i distributori guardano a loro stessi, sulla possibilità di individuare, partendo dal perché lo facciamo, anche il come lo facciamo, il nostro lavoro, e anche la spiegazione di quelli che sono i valori, e i valori che il lavoro di distribuzione aggiunge alla catena del valore dell'intero settore cinematografico. E di fatto è proprio questo che sembra oggi importante. In questo momento di crisi, di passaggio complicato,
distribuzione, esercizio e produzione lo lascio poi agli interventi degli altri ospiti del panel. Stanno dialogando, devono dialogare, ma probabilmente il ripensamento rispetto al ruolo del distributore è centrale, almeno per noi distributori, appunto. Guarda, io sono ovviamente cosciente che in questo momento c'è davvero bisogno di situazioni come queste, perché noi viviamo in una costante altalena tra senso e voglia di attendere la ripartenza, momenti invece più difficili, perché una cosa come questa non ce lo dimentichiamo mai, è veramente difficile, no? Devo dire che tutti i punti che avete analizzato rendono veramente condivisibile da parte nostra non solo questo ridisegnare il vostro ruolo, che sappiamo soprattutto nel nostro paese è sempre stato fondamentale. Ed è fondamentale nel momento in cui sappiamo che appunto l'esercizio, cioè i luoghi, i cinema dove le opere arrivano, hanno nel nostro paese una varietà. È una distinzione veramente quasi unica. Noi, cari amici, stiamo per affrontare una fase veramente storica, quasi proprio di ripartenza totale. Come sapete, abbiamo lavorato nei nostri settori, ci siamo ascoltati, abbiamo dialogato, però ecco, ora è il momento veramente che tutti insieme, davvero col Ministero, riusciamo a prendere le migliori cose l'uno dall'altro. Tant'è che vi dico che questa idea di questa revisione, di cercare come comunicare non solo con la parte più stretta, più hard del cinema di qualità, quindi cercare delle alleanze, quella di comunicare con il grande pubblico, avete ragione, perché anche noi quando parliamo della filiera, spesso appunto la distribuzione, che ha un ruolo veramente chiave, spesso non è ben conosciuta. Quindi credo che dobbiamo prendere esempio anche noi sotto altri ambiti nel nostro lavoro di revisione e di studio sul ruolo degli esercenti, e prendere forse spunti da voi su come definire nuovamente un ruolo che invece è più conosciuto, perché noi siamo i terminali dove appunto il pubblico entra e vede le nostre sale, sono quei luoghi che oggi insieme a voi, come dire, cerchiamo di tenere vivi mentre hanno le luci spente ogni tanto, però grazie a delle iniziative si accendono. Quindi io credo che le sfide che ci aspettano, che nei nostri rispettivi settori dovranno trovare quei momenti come questi dove si incrociano le conoscenze, le visioni, alla luce di tutte le dinamiche che ci saranno sul modo con cui porteremo avanti il nostro lavoro, e sicuramente accelerate, ma le erano iniziate. Dovremmo trovare la nostra forza. Io in questo momento mi sento davvero rinforzato per questa grande presenza, e sono sicuro che da questa grande revisione che state portando in atto avremo sicuramente degli effetti ultra positivi. Credo anche che sia questa un'occasione molto interessante per ragionare su quanto sia utile, in qualche modo anticipare i processi, nel senso che tutta l'incertezza di questi mesi con le sale cinematografiche chiuse, con la difficoltà di fare una qualsiasi forma di programmazione, ci portano in qualche modo a ragionare sempre di più su quanto il lavoro di mandare i film in sala sia legato ad un lavoro preliminare che porta via dei mesi, ad un lavoro di preparazione, di marketing, di strategie, che è un lavoro lungo, complesso e articolato. In qualche modo è come se il blocco improvviso creato dalla pandemia ci porti a riflettere ancora di più a qualcosa che noi sappiamo molto bene, ma che in qualche modo, come sempre, le emergenze ti sbattono in faccia ancora di più, cioè il fatto che appunto vendere forse un'automobile o un abito è una cosa diversa che mandare al cinema un film che in qualche modo ha bisogno di un racconto preliminare per essere introdotto al pubblico. E quella professionalità lì, che è la professionalità propria dei distributori, è fondamentale ed è un mestiere diverso
da quello dei produttori, che credo, diciamo, debba essere compiuto in un dialogo costante con i produttori e poi anche con gli autori, ma è una cosa diversa da quella che facciamo noi, e credo che sia assolutamente vitale. Credo che insieme produttori, distributori ed esercenti dobbiamo in qualche modo ragionare forse su che cos'è un film, no? In un tempo in cui la stessa nozione di film è in qualche modo, non dico messa in discussione, ma messa alla prova, nel senso che forse non è solo ed esclusivamente la sala ormai quella che definisce, l'essenza di un film, però allo stesso tempo io continuo a essere profondamente convinta che quella esperienza collettiva che si mette in campo in una sala cinematografica rappresenti comunque un elemento assolutamente costitutivo del DNA di un'opera. Quello che è successo in questi mesi è terribile, tantissimo, perché ci ha fatto fare molte riflessioni, ci ha fatto fare dei grandi passi avanti proprio nell'interpretazione del futuro, del ruolo, di che cos'è un film. Io penso che il David non possa che avere una funzione che è quella che vogliamo, che ho voluto, cioè in questi anni, che è quella di cercare di parlare con tutti. Il David non è solo un premio, io continuo a dirlo, non è solo quella serata lì, non è solo quel premio. Il David è nel percorso di tutto l'anno l'interlocuzione con tutta la filiera. Per me il distributore ha sempre avuto un ruolo importante, è però determinante in questo momento. Trovo molto forte cambiare il nome, lo apprendo quasi adesso, lo sapevo, l'ho visto dal titolo, se ne è parlato. Da distributore a publisher c'è un immenso salto di senso, e anche questo salto di senso varrà nella comunicazione, perché editore, perché publisher è più caldo, perché in realtà descrive in maniera diversa quello che invece viene considerato appunto il distributore, è più forse anche un po' come esercente, ma quelli si conoscono di più, viene considerato un po' un termine tecnico, no? Un po' sconosciuto in mezzo appunto ai produttori e a chi ha le sale. Quindi io trovo questo veramente un salto di senso, però tutto questo credo che non possa realizzarsi se non continuiamo a immaginare cosa sarà. Io non ho mai subito uno shock così forte, devo dire, è quasi più forte che dal punto di vista del David. E in questo il tema di quanto sia importante il distributore nel raccontare, nel preparare l'uscita di un film, nel pensare l'uscita del film, nel collocarlo, per me è una specie di mistero. E la cosa che su cui vorremmo lavorare è proprio sulla fiducia, quindi sul recuperare e ricostruire con la comunicazione la fiducia nei confronti della sala, nei confronti di una nuova vita anche, che sarà sala e piattaforme, ma che sicuramente prevede la sala come punto caldo. Noi lo sentiamo molto questo. Senza la sala, l'attenzione, l'attrazione è molto più bassa, oltre che il ristorno, come si dice, economico, il rientro economico. Però questo davvero manca questa cosa. E penso che la valorizzazione del ruolo di distributore non sia una cosa per noi necessaria, perché la conosciamo, ne conosciamo il valore, ma penso che sì, effettivamente sia importante ridefinirne i confini e probabilmente anche il nome. Noi abbiamo un problema, lo abbiamo sempre avuto, è un problema che ci portiamo avanti praticamente da sempre. I distributori cinematografici sono nati con la nascita del cinema e non hanno mai cambiato la loro denominazione. Hanno parlato quasi sempre, se non esclusivamente, con produttori e con esercenti. Hanno parlato sempre, molto poco, con la stampa. Adesso devo dire qualcosa sta cambiando, e hanno parlato sempre pochissimo con gli appassionati di cinema, con i nostri frequentatori. Pertanto questa cambiata
carenza di comunicazione ce la siamo portata avanti in questi anni fino ad arrivare a un momento in cui ci siamo dovuti rendere conto che l'esigenza di cambiamento era impellente. Pertanto è nato questo gruppo di lavoro da cui sono venute fuori una serie di idee fantastiche. Io parto dalla prima, che forse è la più importante, la più impattante, che è il cambio di nome. Sicuramente il termine di Tori racchiude in modo completo tutto ciò che noi facciamo. Fino a poco tempo fa, nell'immaginario collettivo, il distributore cinematografico era colui che metteva i film in sala, una delle cose più tristi, più brutte e più povere dal punto di vista professionale. Noi facciamo un lavoro invece molto, molto diverso, molto importante, che parte anche un anno prima dell'uscita di un film, un lavoro che è completamente diverso fra prodotto e prodotto, ed è completamente diverso fra prodotto internazionale e fra prodotto nazionale. Il rischio, la voglia, l'esigenza di dover intercettare i gusti del pubblico e soprattutto come il pubblico si andrà a informare su un prodotto, certe volte anche un anno prima dell'uscita e in moltissime occasioni anche prima di aver visto il film finito, è uno degli elementi più importanti del nostro lavoro, insieme alla giusta individuazione della data d'uscita, l'investimento da dover fare. Queste cose che noi facciamo, che continuiamo a fare con le rigole dei social media, il nostro lavoro è diventato ancora più complesso, più largo, si sono venute a creare nuove figure professionali molto importanti all'interno della distribuzione, specializzati appunto nei social, nel riuscire a contattare target precisi, addirittura non solo dal punto di vista generazionale, ma anche dal punto di vista della geolocalizzazione. Pertanto tantissime novità che hanno in qualche modo travolto e stravolto il nostro lavoro, facendolo diventare sempre più moderno, sempre più interessante, però purtroppo anche sempre poco noto all'esterno. Pertanto il lavoro che Andrea sta facendo con il suo gruppo, e credo che siamo in una fase di partenza, e credo che questo lavoro sarà un lavoro molto lungo. È proprio questo, cercare di far capire cosa in realtà è l'editore. Io non vorrei completamente abbandonare il termine distributore, pertanto per ora parlerei di editore e distributore cinematografico. Poi nel tempo abbandoneremo il termine distributore e parleremo solo e esclusivamente di editore. Io mi faccio carico della richiesta del gruppo di lavoro, la porterò subito nella prossima assemblea, e sono convinto che ci sarà sicuramente l'appoggio da parte di tutti. Abbiamo bisogno, per mantenere vivo il segmento teatrico, di poter lavorare con tutti, di lavorare con i produttori sempre più a stretto contatto, e con moltissimi di loro c'è un rapporto di complicità sin dall'ideazione di alcuni prodotti. È molto importante che il produttore italiano si interfacci col suo distributore in fase di ideazione, anche per poter capire quando essere pronto, ma magari anche per poter discutere a quale pubblico, secondo il distributore, quel film potrà essere rivolto, magari anche prima di aver visto lo stesso film. Pertanto sicuramente con i produttori, con gli esercenti, è un rapporto che sta diventando un rapporto di fiducia, un rapporto di assoluta lealtà. È un rapporto che si sta evolvendo, sta cambiando, e in questi anni il lavoro fatto dalla Presidenza Lorini è stato un lavoro straordinario. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo per dare la certezza al pubblico che, uscendo di sala e non rimanendo seduti a un divano, si va in una bellissima sala a vedere un film importante, preparato e presentato nel modo giusto. È importante riconquistare la fiducia dello spettatore. Quando è arrivata questa maledetta pandemia, ci siamo in qualche modo guardati in faccia, abbiamo capito che era il momento di serrare ancora di più le fila. Io penso che l'arrivo di Piera De Tassis alla guida del David sia stata una manna dal cielo per tutti noi, perché Piera, oltre a essere una giornalista preparatissima, di grandissima esperienza, è anche una donna che conosce il mercato, che conosce i ruoli, conosce le responsabilità. Pertanto lavorare con lei per noi, oltre a essere un privilegio, è stato anche un momento di crescita e un'occasione per far crescere tutta l'industria. Dicevo, in quel momento abbiamo pensato che effettivamente dopo questa pandemia sicuramente niente sarebbe stato
come prima, ma volevamo lavorare perché tutto potesse essere meglio di prima. E per far sì che questo possa accadere, le migliori energie di questa industria devono lavorare per il bene comune. È quello che stiamo facendo, nei distributori continueremo a farlo. La nascita di questo gruppo, che è un gruppo che si apre all'esterno, non è un gruppo autoreferenziale, ma si apre al mondo della comunicazione, al mondo della stampa, al mondo dell'industria, insomma, a chiunque vorrà darci una mano e a chiunque vorrà entrare in qualche modo a contatto con il nostro mondo. Ecco, questo è il nostro messaggio per il futuro e speriamo che il gruppo di Andrea possa continuare a lavorare con lo stesso entusiasmo con cui ha lavorato in questi giorni. Ci troviamo ad avere dagli Stati Uniti continue sollecitazioni per quanto riguarda le finestre e nella ridefinizione della catena del valore in cui tanta parte ha appunto non solo l'investimento sui film dei distributori, ma anche l'impegno e il lavoro sui film dei distributori. Di recente ci è capitato di parlare. Di cercare di spiegare la differenza tra il film prima e dopo il lavoro che facciamo come distributori, parlando di prodotto cinematografico distribuibile, Mario. Cioè, noi prendiamo dal produttore il film e attraverso un corredo, come raccontava prima Luigi, e attraverso la complicità della stampa, di tutto quello, anche delle industrie tecniche, che oggi non abbiamo ancora citato, ma che ci aiutano a doppiare i film, a mixare i film, a ripreparare il film per la sua distribuzione e a portarlo nelle sale. Trasformiamo, diciamo, il film in sé, l'opera, artistica, in sé, in un prodotto cinematografico distribuibile. Ecco, questa distribuibilità nelle sale viene continuamente modificata giorno per giorno, da settimane, dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. E vorrei un vostro commento rispetto, cito per chi mi segue, ma magari ne ha perso qualcuna, il primo accordo Universal IMC, che è la più importante catena americana, e ancora l'accordo tra Universal e Cinemark. E Cineplex, due diverse catene che hanno aderito a una finestra di 17 giorni, allungabile a 31 solo in caso di importante successo. Io credo che noi abbiamo la maturità e la capacità professionale per pensare a un nostro progetto. Sicuramente in America stanno avendo delle cose importanti. Eravamo sicuri che qualcosa sarebbe accaduto da un momento all'altro. Chiaramente la pandemia ha accelerato il tutto. Non sappiamo se queste decisioni saranno decisioni finali, pertanto per sempre, o invece sono decisioni legate al periodo. Però quello che secondo me non dobbiamo correre il rischio di fare accadere è che tutto questo ci possa arrivare in testa dagli Stati Uniti e che non possa essere da noi governabile. Pertanto è molto importante in questo momento iniziare a ragionare. Noi all'interno dei distributori, della sezione dei distributori, la stiamo facendo da giorni e continuiamo a fare per cercare di capire se può esistere una nuova via italiana alla cronologia da poter proporre al mercato singolarmente, azienda per azienda e azienda per azienda per quanto riguarda l'esercizio, per cercare innanzitutto di essere al corso dei tempi, perché insomma le cose sono cambiate, sta cambiando tutto dal punto di vista dello sfruttamento e dobbiamo anche cercare di evitare che lo sfruttamento in sala possa diventare secondario, se no addirittura penalizzato dagli altri sfruttamenti. Pertanto cercare di trovare un nuovo modello che possa mettere insieme il cinema classico, il cinema in sala, con la grande novità che sono le piattaforme. Il cinema europeo ha un modello molto diverso, perché comunque ha un modello in cui innanzitutto c'è un ruolo del finanziamento pubblico molto importante. C'è comunque una cultura europea legata anche al valore culturale,
delle opere cinematografiche legate all'eccezione culturale, che è molto legata anche all'esperienza della sala cinematografica. Per cui credo che tutti questi elementi vadano in qualche modo messi in fila per ragionare su un modello che non neghi le trasformazioni del presente e del futuro, anche perché quelle sì, credo sono oltre un certo limite incontrollabile, nel senso che noi viviamo in un tempo in cui siamo comunque abituati a fruire delle cose che vogliamo nel momento in cui vogliamo fruirle, quindi, come dire, mettere troppi limiti a questa velocità dell'esperienza o libertà dell'esperienza che tutti noi comunque viviamo in tutti i campi è probabilmente, come dire, proprio difficile dal punto di vista delle abitudini del consumatore. Però allo stesso tempo io credo, per esempio, che in un certo senso il fatto che ci sia anche, per esempio, un ruolo del legislatore molto forte in questo momento, potenzialmente molto forte in questo momento in Italia, sia in qualche modo un bene se lo interpretiamo nel modo giusto, perché ci consente di, nel dialogo anche con il legislatore stesso, di regolare in qualche modo un processo. In una situazione drammatica non dobbiamo avere paura, perché io credo che ci siano tutti gli elementi. Sono stati ricordati. Noi rappresentiamo la stragrande maggioranza della filiera, aperti a tutti quanti. Abbiamo una legge cinema che si sta perfezionando, ma che oggi comunque ci dice che per il 2021 vengono già stanziati fondi. C'è questa condivisione sul non correre, ma su percepire che appunto l'esperienza cinematografica rimarrà centrale. E lo sta dicendo Marta. Va bene. Abbiamo la possibilità non solo ora di attraversare questa parte di deserto con le giuste misure nei confronti delle sale che sono chiuse, nei confronti dei nostri diretti intermediari nel lavoro di tutti i giorni, che sono i distributori, e vedere con piacere che le produzioni con fatica lavorano. Allora, le due esperienze dovranno convivere. Noi, tra l'altro, abbiamo la presenza del governo 2 anni fa, non lo dico per orgoglio, ma tutta la nostra filiera ha preso atto di una, ha supportato un'iniziativa del Ministero che ha messo dentro a un decreto una sorta di indicazione, cioè ha riconosciuto il valore dell'opera cinematografica, ma senza poi, devo dire, svilupparla molto, ma aveva già disegnato delle possibili, no? Delle possibili cronologie. Ora sta a noi riprenderle. Comunque erano un primo passo dinamico verso la costruzione di un mondo che già stava cambiando. Certamente in America ci sono le grandi aziende, come vedete, decidono e fanno come si fa proprio sul mercato. Noi abbiamo la possibilità e l'obbligo ovviamente di lasciare che il mercato sia, ma la nostra particolarità, che vede appunto, come dicevi, nell'esperienza cinematografica una differenziazione del contenuto attraverso quello sviluppo che voi avete descritto del lavoro dell'editore, quindi di saper preparare, di saper aiutare il produttore a fare la miglior cosa. Io voglio pensare che oltre a fenomeni tutti italiani, perché noi siamo il popolo della fantasia e che ci siamo inventati quel sistema che Luigi ricordava delle WPF, abbiamo fatto anche delle operazioni assolutamente di moda, al suo agio, ma che hanno portato nelle nostre tante sale dislocate come presidi, hanno portato lo scorso anno, Luigi lo sappiamo bene, a un incremento favoloso nel 2019 di tutte le piccole sale che attraverso quelle forme flessibili di programmazione hanno fatto incrementi di pubblico eccezionali. E noi abbiamo alle spalle un anno dove il nostro mercato è cresciuto. Noi oggi siamo un po' smarriti, ma oggi credo che a tutto, come dire, il mondo del cinema dobbiamo dire con forza che ce la mettiamo tutta, perché noi saremo capaci di non farci trascinare in una battaglia che non ha senso. Non sarà che con la digitalizzazione, in fondo, anche il cinema sta vivendo un passaggio che è stato già di altri, da prodotto a servizio, e che in fondo è questo passaggio e questa trasformazione, nella sua commerciabilità da prodotto a servizio, che sta portando con sé un ripensamento generale. Credo che però che questo proprio sia il momento
di immaginare questo, cioè di immaginare che questo mondo, che pure è inevitabile, che pure le finestre si avvicineranno, le piattaforme, il cinema, che però questo è anche un momento in cui probabilmente nasceranno, cioè si rinforzeranno queste due realtà. Un certo tipo di sala, un certo tipo di sala che più risponde alle varie, e questo vengo al servizio, ai vari pubblici, troverà le sale, dovranno trovare proprio il pubblico loro, non dico la qualità, il commerciale o comunque di entertainment puro. Le piattaforme serviranno a quel pubblico che ha anche le piattaforme, il digitale, servirà al pubblico che ha fretta, che ha voglia di vedere, che è abituato comunque a un consumo che ormai non gli puoi più togliere. Benissimo, allora io ringrazio ancora una volta il Torino Film Industry che ci ospita, spero ce lo dirà poi il suo direttore Paolo Manera di aver diciamo, risposto alla chiamata e credo, mi sembra, anzi ringrazio Chiara De Tassis, Marta Donzelli, Mario Lorini e Luigi Lo Nigro. Per averlo fatto con tanta energia e tanta passione, perché poi anche questo che contraddistingue questo settore, rivendico un'eccezione culturale anche di passione per quello che facciamo e spero appunto che abbiamo risposto ad alcuni dei vostri interrogativi e mi auguro veramente che da tutta questa attenzione e riflessione, come diceva Luigi, siamo in settimane, in mesi in cui siamo meno intensi nel fare e molto intenti a Molto nel progettare. Credo che pensare. sia una grande opportunità. Grazie a tutti voi e a tutti i team che stanno in questo momento costruendo il cinema che verrà.